Sul Fatto di lunedì troverete il racconto di una giornata in un'agenzia per il lavoro. Abbiamo pochissimo lavoro in questo periodo, ci sono moltissime persone che non lavorano e noi siamo andati in un posto simbolo della mancanza del lavoro e della speranza di trovare lavoro, quelle che una volta erano le agenzie di collocamento. Vi racconteremo come cosa cambierà nelle agenzie una volta di collocamento, cosa prevede la nuova legge, cosa si sta cercando di fare per cambiarle, come funzionano davvero. Vi racconteremo le persone che arrivano lì con le loro paure, con le loro speranze, con i loro sogni. Perché poi il lavoro serve ovviamente per sostentarci, perché in questo momento serve letteralmente per sopravvivere, far sopravvivere le nostre famiglie, ma serve anche per dire la nostra e dare il nostro contributo alla società e serve anche moltissimo per realizzare l'idea che abbiamo di noi stessi. Insomma, se lavorare è un modo straordinario, unico, fondamentale per realizzare noi stessi e non per ambizione, ma per il desiderio di esserci nel posto dove viviamo. Poi abbiamo la seconda lezione di scrittura. Questa settimana Elizabeth Strout, un nome straordinario, moltissimi di voi la conosceranno, ci racconterà dandoci dei consigli precisissimi, proprio molto pratici, come riuscire a inventare, a disegnare letteralmente, dice lei, i personaggi dei racconti e dei romanzi che noi scriviamo. Elizabeth Strout ci darà degli insegnamenti e consigli molto utili per chi cerca di sogna di diventare scrittore. Poi come vengono restaurati i vecchi film. Siamo andati a Bologna, dove i vecchi film vengono riportati a nuovo perché non muoiano, perché anche i film, le vecchie pellicole muoiono, tantissimi film sono in pericolo, ma vengono per fortuna recuperati. Vi racconteremo come, proprio una giornata con il laboratorio dove questo succede, e un grande maestro del cinema italiano, Scola, vi parlerà di questa importanza di recuperare i vecchi film con degli esempi concreti, con la sua storia personale. Poi andremo in Irlanda del Nord, siamo ormai a 20 anni dal cessate il fuoco, vi racconteremo come viveva questo paese dove ci sono stati 3.500 morti, una guerra in Europa, l'ultima vera guerra in Europa, e vi racconteremo come vivono adesso i parenti delle vittime, perché liberarsi dalla guerra non è facile e rimane la violenza, purtroppo te la porti addosso per tantissimo tempo. Vi racconteremo le loro storie attraverso le loro voci. Poi c'è Mauro Pagani che ci darà la sua colonna sonora della settimana. Abbiamo tantissime cose e non ve le dico tutte perché sennò sarebbero troppe e vi perdereste. Ci vediamo lunedì in edicola.